Bentornati in Hollow Knight. Ci eravamo lasciati qui, su questa panca, in una tenda, da cui non posso uscire, anche se fuori sembra esserci un'area enorme. E, come sempre, non fate spoiler, non fate consigli in chat o nei commenti dei video che non sto ancora leggendo, li leggerò a fine serie, così da evitare qualsiasi indizio. E ci eravamo fermati qui perché per fortuna abbiamo trovato una bella panchina. Noto che il controller, come sempre, sta già spostando a sinistra da solo. Non l'ho riparato, non l'ho cambiato, vi avviso già. C'è una panchina, dopo che abbiamo esplorato parte delle frontiere, e lì a destra non si sa dove si va, ma sento puzza di casino, quindi ci siamo fermati qui. Ora, prima di continuare, ovviamente con le frontiere del reame, abbiamo un incavo bonus da utilizzare che avevo trovato l'altra volta, poi non l'ho più usato. Un incavo bonus. Che ci facciamo con questo incavo bonus? Non lo so. Essenzialmente non lo so. Che cos'è? Che succede qui? Rispondo un attimo a Karen velocemente, che mi ha mandato un messaggio. Dicevo, con un incavo solo non ci facciamo un granché, ma potrei togliere qualcos'altro. Il canto larvale potrebbe essere il primo sacrificato, perché abbiamo già il divoratore di anime che compensa un bel po', diciamo. Quindi, in quel caso, oppure rimettiamo le spine. In quel caso però, dicevo, cosa possiamo mettere da due? Sangue vitale, no. Furia del caduto, non mi piace concettualmente. Maestro dello scatto. Predatore di anime. Ma scusa un attimo, se io metto predatore di anime e divoratore insieme, l'assorbimento di anime aumenta? Cioè si sommano? Perché se è così diventa OP. Mi serve un mob stupido. Per ora non mi è sembrato incredibile, però proviamo a tenere così. Potrebbe essere interessante, anche se avevo già un'altra idea. Cioè di rimettere la build che avevo usato in una boss fight. Allora, qui c'è un corridoio lungo e vuoto. Quando ci sono i corridoi lunghi e vuoti, di solito, tanto grazie al mio controller che va a sinistra da solo e rompe le palle, di solito fanno da tipo passerella verso qualcosa di importante. Quindi potrebbe esserci il boss dell'area. In tutto ciò ci troveremo Ornette. Dov'è finita Ornette? Era andata da questa parte. Eccola. Vabbè. Sì, però ragazzi, cioè, ok fare i predict, però così sembro finto. Io pensavo magari di andare in un'altra stanza e magari c'era Ornette e faceva cose. Non che faccio un passo e letteralmente davanti c'è Ornette, proprio qui che mi aspetta. Va bene, salve, è scappata. Vabbè dai, era abbastanza palese, era una zona da Ornette questa. Che dire. Qua continua però. Ok, quindi quello era solamente un passaggio. Questo è un passaggio segreto che si apre. Uno shortcut che si apre, non un passaggio segreto. Anche questo, no, allora forse no. Questa è una spina dorsale gigante. Sono resti di ossa. E questa è un'arena. Salve. Sembrerebbe un'arena. È la verità nascosta quella che cerchi. Sappi che non è per i deboli. No. Ornette, ma non possiamo essere amici. Scusa, ma perché devi non cagare il cazzo?
Dimostra di essere pronto ad affrontarla, non aspettarti pietà da parte mia. Il mio aculeo è letale e non proverò alcun rammarico nel togliere di mezzo un debole. Dimostrami di essere pronto ad accettare il passato di questo reame e a rivendicare la responsabilità del suo avvenire. Gorama! Edino! Stronza. Cosa vuol dire che... che io non posso attaccarti e poi tu... Ok, aspetta che mi ricarico. E poi tu mi tiri una manata incredibile. Ah, questi rimangono lì fissi? No, ok. Gli posso sparare addosso? Interessante sta cosa. Merda, non era il momento buono. No, ho sbagliato attacco, che palle, dai. Chiaramente non parliamo neanche della possibilità di stannarci, vero Arnett? Poi commenterò una cosa che mi sta dando un fastidio porco. Che non è possibile fare una boss fight in questo modo, però. Non voglio fare sempre quello che si lamenta, però, santo cielo. Che cazzo. Ragazzi, cos'è sto effetto particellare della tempesta di sabbia? Non si capisce una sega. Allora, sto gioco devi imparare, ok? La boss fight è fighissima, però, ma fammi capire qualcosa, schermo. Non si capisce niente, non si vede niente. Però ho una teoria. Quando eravamo andati di qua, c'era la tempesta che ci bloccava. Non è che adesso mi dai... Non c'è... Esiste un modo di superare la tempesta? Doc Unuale, grazie per i 17 mesi. Che ci addone first try. Ma è stata... è stata facile. Ornette io la trovo facile come... come avversaria. Per ora. Adesso vediamo se mi propone una seconda fase o se la incontreremo ancora. Deidavik, grazie per i bits. La tua richiesta la lascio alla chat, che non ho capito, come al solito. Quanta forza. Potresti farcela se ne avessi la volontà, ma sarei ancora in grado di brandire il tuo aculeo una volta scoperta la sua tragica origine. E quando saprai chi sei. E allora avanti, fantasma di Nido Sacro, prosegui il tuo cammino, marchi a fuoco il tuo carapace e proclamati re. Queste sono parole forti, Ornett. Fantasma di Nido Sacro. Marchiati re, marchiati il carapace e proclamati re. Ma questa è la corona. Ma è un'enorme carcassa? Carapace abbandonato. Oddio, è un'enorme carcassa. Ma è un carapace ormai vuoto.
marchio del re. Nido Sacro conoscerà un nuovo sovrano. Le porte del reame si apriranno. Succede? Ah, che è fuori. Stavo dicendo, ah ok, è fuori dalla schermata. E poi me ne cade addosso un pezzo, va bene. È crollato tutto. Mi ha salvato. Grazie, Ornat. Oddio. Quindi io sono il re di Nido Sacro ora. Identifica chi lo indossa come re. I luoghi più antichi di Nido Sacro si apriranno al suo passaggio. Cazzo, ci sono delle aree che non sapevo come aprire. Quindi mi stai dicendo che ora posso... Cioè devo fare un backtracking esagerato praticamente. Che non c'è bisogno di andare di qui. Tipo, terreni del palazzo. Qua sotto c'era una porta che mi interessava. Bah, no, ragazzi, il problema è il controller sta diventando pesante. Cioè, addirittura mi gira le pagine qua, da solo. Bah, smettila! Smettila di andare a sinistra! Porca troia, piantala. Cosa c'era lì sotto? Quello è uno shortcut. Matteo regala 2 sub. Grazie Matteo. Castagna e Acciobo, benvenuti, bentornati. Salve Matteo, buonasera. Ok. Teoricamente ora l'esplorazione la dovrei continuare sopra, però sono curiosissimo di vedere una cosa. Quindi in realtà, come facciamo? Devo scendere e andare a sinistra. Appena possibile. Ma ti prego, dai, ho appena battuto Ornette, che dovrebbe essere fortissima. Cioè, non voglio farmi colpire da te. No, era più su. Era di qua. Aspetta, ma ora che sono re, mi apriranno le porte della torre del sesso? Li facciamo pucciare sto culo o no? Dai. Che cazzo, invece. La porta ben imbottita, neanche il re ci entra qui. Sbatta.
Schifosi uccellacci, maledetti. Comunque sembra che abbiamo sbloccato una cosa grossissima, ma temo che magari si limiti solo a poche... a poche vie, quella, chi lo sa. Allora, per prima cosa voglio andare a trovare una persona. Cioè, io sono il vostro re, comunque un po' di rispetto. Tu che te la ridi? Possibile, sei tornato infine? Ti chiedo scusa, per un momento mi è sembrato ci fosse qualcosa di diverso in te. Mi eri sembrato regale. Lo so, è sciocco, è chiaro che non hai sangue nobile nelle vene, visto che te ne vai in giro con vestiti sporchi e laceri. Lo sapevo che c'era un dialoghino, però mi aspettavo magari qualche oggetto, non lo so. Però lei era una nobile, quindi doveva riconoscere per forza di cose. Questo è un gioco fatto bene, quindi ste chicche le mette. Vediamo se sua polveria mi dicono qualcosa. Che poi, ora che sono il re, passo del re. Ho la corona di Nido Sacro. Ma non mi parlare della panchina, dai, che cazzo. Che delusione. Scendi? Ma quindi il magazzino di cui parlava c'è sul serio? Chi vuole? Quindi un altro vuole unirsi al nostro gruppo. Ho un regalo per te, guerriero. Come mercante trovo molto difficile separarmene senza ricevere nulla in cambio. Ma come Gran Maestro d'Aculeo? Cosa? Devo riconoscere il tuo talento. Hai padroneggiato le arti dei miei ultimi allievi. Oddio! Quindi abbiamo trovato tutti i maestri d'Aculeo e lui è l'ultimo? Quindi, secondo la tradizione, anche tu puoi portare il nostro simbolo. Portalo con orgoglio, maestro d'Aculeo. Sarai l'ultimo a riceverne uno. Gloria del maestro d'Aculeo. Bama! Riprendi il tuo cammino, maestro d'Aculeo. Non ho più niente da darti. Almeno non gratuitamente, ma presto tornerò e sarò pronto a prendere i tuoi geo in cambio della mia preziosa mercanzia. Io non mi aspettavo niente di tutto ciò. Sly, sei... hai appena guadagnato 10.000 punti di rispetto, penso. Ah, voi avete qualcosa da dirmi? Paffenada. No, paffenada, va bene, non interessa niente. Senti, ma che cosa mi hai dato di... è un amuleto? Sarà un amuleto col contro coglioni. Un costo, costa un incavo, racchiude la passione, il talento e i rimpianti di un maestro d'Aculeo. Aumenta la destrezza nelle arti dell'Aculeo, permettendo di concentrare il potere ed eseguire le arti più rapidamente. Ma io avevo già una roba che mi... aumentava la concentrazione, no? La velocità della concentrazione, non mi ricordo qual era.
Cosa vendeva i Zelda? Vendeva i... gli stemmini per la mappa. Nada. Puntina di radice sussurrante. Puntina della tomba del guerriero. Puntina del dram. Toh, prendiamoli. Pian piano facciamo fuori anche questi. Magari se li compriamo tutto un giorno ci dice: ah, bravissimo, GG. Allora, io... anche solo per lore voglio indossare l'amuleto che mi ha dato Sly. Perché ciò ci rende davvero fighi. Maestro da Culeo e re di Nido Sacro. Inoltre, concentriamo il potere e eseguiamo le arti più rapidamente. Mi sembra una cosa molto comoda. E l'abbiniamo al canto larvale, che comunque secondo me è sempre anche questo molto interessante. Bene, quindi a questo punto prendiamo il tram e voglio andare giù a vedere quella situazione lì che vi dicevo. Questa porta ancora non si apre, però. Perché? Non lo so. Probabilmente qua sotto c'è ancora qualcosa da scoprire. Ma io adesso non ricordo esattamente, ma voglio andare a vedere a un certo posto. Perché a parte tu, no, dobbiamo potenziarci, ok. Dicevo, si parlava della possibilità di aprire antiche porte. Siamo nell'antico bacino e qua sotto c'era qualcosa di sigillato, di chiuso. Adesso magari mi ricordo male, però... vabbè, tanto siamo full. Dai, il simbolo è quello. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Il nostro puro ricettacolo è asceso. Non resta che il rifiuto e il rimpianto della sua creazione. Non entreremo più in quel luogo. C'entro io in questo luogo? Solo il re può entrare in questo luogo. Poi ci sono le larvette Giga Chad che se ne sbattono i coglioni e entrano lo stesso, va bene. Sto cercando di capire cosa vedo sullo sfondo. Mi sembra... chiaro che siamo in un posto importantissimo. E anche mi sembra chiaro che non posso scendere prima di aver fatto una cosa. Ok, va bene. A volte abbiamo trovato segreti. Questa volta ci ha purgato, va bene così. Lo accetto.
perso troppo, troppo. Non ho finito di esplorare, su. Niente. Beh sì, in realtà cosa mi aspetto di trovare qui? Boh, cioè... E così? No. Che palle! Fammi tornare su. Sennò smatto se non mi fai tornare su. Ok. Vendetta vera, non finirò in galera. Belle le monetine che cadranno tutte. Casino è sto posto. Comunque qua è pieno di quei particellari oscuri. E quelle barriere di energia oscura che si trovano in giro riguardano questo posto. Forse ci siamo. Quando ero entrato nell'antico bacino avevo pensato che fosse correlato. Merda. Niente, sono caduto. L'abisso. Beh, se non è questo non me lo saprei spiegare. Quindi c'era tutta un'altra... Interessante sta cosa. Che cosa mi ha colpito? Anime di altri come me. Beh, Hornet ci ha avvisati che sarebbe stato qualcosa di difficile da digerire. Che cosa è successo qua dentro? Hanno buttato cadaveri dei miei simili? Forse altri guerrieri prima di me sono stati degni di entrare, ma hanno fatto una brutta fine? Io credo di aver perso qualcosa comunque là sopra. So che volete vedere la discesa, però prima si fanno i compiti, poi si scende. Tornato fino a quassù. E come si fa a scendere senza perdere quota così tanto? Cioè, non so dove posso andare. Ok, però qua non c'era niente. Forse ho visto... più o meno tutto, dai, ci sarà magari qualche altro
Qualche altro mob, qualche monetina stupida. Queste sono ossa. Ossa, carapace più che altro, resti di antichi guerrieri, da cui escono i loro spiriti irrequieti, che secondo il diario che sono, andiamo a vedere. Tra l'altro, leggiamoli tutti e tre. Ombra. Eco di una vita passata. Sconfiggila per riprendere il tuo potere. Ognuno di noi si lascia dietro qualcosa quando muore. Una specie di orma sul mondo. Non so quanto a lungo questo reame potrà sopportare il peso di così tante vite scomparse. Che stanno tutte qua sotto. Ornette, abile protettrice delle rovine di Nido Sacro, combatte con ago e filo. Ho incontrato quest'agile creatura. Pensavo fosse una preda, l'ho aggredita, ma rapida come il lampo mi ha ferito con il suo aculeo volante ed è fuggita. Potrebbe essere una cacciatrice. Gemello, frammento di una volontà persistente. Gemello. Andiamo prima a sinistra. Caso, in realtà, non lo so. Forse era meglio a destra, perché secondo me a destra c'è uno shortcut con la stazione. Siamo dentro una colonna vertebrale. No, ok. Un potere, un oggetto. Andiamo a destra. Va bene, andiamo a vedere a destra. Statue assolutamente inquietanti, sì. Intanto loro uccidiamoli perché mi interessa la lore di questi cosi. Ci portiamo avanti con le kill. Vieni, vieni. Meno male che ho la luce, eh. Ma non si può ferire questa cosa. Cioè la lanternina è. Non puoi non comprarla nel gioco. Cioè sei un pazzo se non si va avanti senza. Perché questi che sono? Sono tutti gusci. Pozzoli, forse. Stavano facendo molto male. Sono parecchio distratto da tutto e rischio di farmi killare, però se no sto buono. Anche perché loro non mi danno anime utilizzabili. Non possono darmi anime. Questa non è una complicazione, questo è un dettaglio di lore.
ci siamo. Io che sto scalando? Sto scalando una statua. Abbiamo appena acceso la luce. Letteralmente. Dissipiamo le ombre che ci stavano perseguitando. Nelle lontane profondità, al di sotto del reame, l'aria diviene immobile e un senso di vuoto pervade il tutto. Può la vita sbocciare in questi luoghi? Se sì, le darò la caccia. Non so se è definibile vita. È un faro questo, abbiamo acceso un faro. Toglievano due, neanche mi sono accorto, ma ora capisco perché ho perso così tanta vita. Ah, il faro sta illuminando un punto preciso, però. Non una cosa qualsiasi. Sta illuminando l'acqua. Dove forse le ombre avrebbero impedito di proseguire. Anche se effettivamente potevo usare il cristallo per procedere. Direi proprio di sì. Vabbè, dai, l'abbiamo fatto un po' più canonico. Figlio di Troia. Ma pezzo di merda, non si può passare. Che stronzata. Però guarda qui un segreto. Direi che è arrivato il momento di sciogliere questi sigilli o quello che sono. Io che pensavo di avercela fatta, invece. Quell'oggetto non posso raccoglierlo. Che è lo stesso che vedevo dalla parte opposta, boh. Oddio. Mantello dell'ombra. Premi RT per scattare in avanti, avvolto dalle ombre. Usa il mantello per scattare tra nemici e i loro attacchi senza subire danni. Ok, questa cosa è molto interessante. Mi sono sempre lamentato del fatto di... Ok, sì. Ok, è uno scatto consumabile, ma che si ricarica dopo. Quindi non puoi spammarlo. Mi sono sempre lamentato del fatto che vado incontro ai nemici e mi tolgono vita. Cioè, così posso scattarli attraverso. Uovo arcano. È l'oggetto da vendere? Oh sì, è l'oggetto da vendere finale. Un misterioso uovo di pietra, risalente a prima della fondazione di Nido Sacro. Reliquia di un passato antico. Questo oggetto non ha molto valore, tranne perché è interessato alla storia del reame. Questo oggetto varrà tantissimo in realtà. La migliore abilità del gioco, ma direi che
possiamo concordare su sta cosa. E ovviamente, finalmente posso superare sti cosi. Guarda dove cazzo sono finito. Ma senti, ma qua la mappa chi me la vende? Nessuno me la può vendere. Una traccia dell'abisso che ha preso forma. No. Tentacoli del vuoto, questo ha... mi voleva far trovare frammenti di vuoto che hanno assunto la forma di affilati tentacoli stritolanti. Talvolta gli insetti di nido sacro si chiedevano se ci fossero altri regni più antichi e più strani, nascosti nelle profondità sotto di loro. Che strane idee avevano, forse è per questo che erano sempre così distratti e facili da uccidere. Una traccia dell'abisso che ha preso forma. Possiamo dire che questa zona serve solo a questo? Patchox, bentornato. Cioè, benvenuto, non bentornato. Grazie per la sub. A questo punto dalla parte opposta che cosa avevamo? Non penso che io ora possa andarci per fare cose, no? Bello divoratore di anime, però. Lasciamo un segnalino. È di sicuro qualcosa di importante, ma non so. Mod, mi cancellate e timeoutate per un giorno chiunque abbia scritto qualcosa in chat. Non è possibile che vi prudono le mani e dovete per forza cercare il modo di consigliarmi. Non rompete i coglioni un po'. Cioè, proprio non conoscete il concetto di blind run voi. Questo cazzo di controller rotto! Non, guarda, non posso andare a destra, ma guarda! Non mi fa andare a destra! Rompicoglioni! Devo provare una cosa.
Le nostre voci grideranno ancora. Le nostre voci grideranno ancora. Queste statue rappresentano quindi effettivamente delle facce urlanti. Mi ricorda questo... Grido dell'abisso. Tieni premuto su per eseguire il grido. L'incantesimo consuma... Ok. What? È un potenziamento? Ma quindi le abilità sono potenziabili? Porca troia! Ma quindi ci sono delle... Potrebbero esserci in giro delle zone dove potenziare le abilità che mi sono sfuggite? O è un caso isolato? Ah, io ero sceso con l'idea di utilizzare l'aculeo dei sogni. E poi quando mi ha detto le nostre voci eccetera eccetera, ho fatto il collegamento del... come si chiamano? Qua il grido dell'abisso, appunto. Le animelle che escono, che avevano la faccia simile. Adesso vorrei vedere qua quelli che stavano scrivendo Eren, ma dai, si fa. E poi grazie a Dio non mi sono tolto la soddisfazione di farlo da solo. Cioè, c'era bisogno di scrivermelo. C'era bisogno di rompere i coglioni. Che mi è venuta un'idea e da quello spunto ho trovato la soluzione. No, c'era bisogno di scrivere qualsiasi cosa, dovete scrivere ogni volta, si fa così, si fa cos'ha. Io ve l'ho detto, quando la prima volta dovrete scopare, a voi avrete bisogno della guida internet che vi dice come si fa. Allora, togli le mutande, ok, faccio così, è giusto, Siri, è corretto. Che palle, oh, madonna. Sì, guarda, lascia perdere il WikiHow che secondo me se la trovi anche la pagina che te lo spiega. Poi però sono io cattivo che mi incazzo, mi raccomando, eh. Cioè, anche se ogni cazzo di live dico non datemi consigli che non me ne frega un cazzo dei vostri consigli, e c'è sempre qualcuno che ci prova. Mod, se capita però, madonna, cioè... Cercate anche voi di fare un timeout un po' più pesante. Cioè, qualcuno scrive come si fa una roba. Basta, live finita. Ci vediamo domani. Non deve parlare più. Zitti. Cioè, se no non impareranno mai, cazzarola. C'è scritto il post fissato in alto e rompono i coglioni uguale. Esatto, cioè il time out si può fare anche di un giorno, qual è il problema? Time out un giorno, fine. Questo gioco per me è stata una sorpresa fantastica, però sappiate anche che ogni tanto ci penso e dico, cavoli, ma sapete che me lo giocherei volentieri da solo? Perché qualsiasi cosa negativa di questo gioco è derivata da... dall'angoscia di non poter leggere la chat. Ci fosse un po' di educazione, potrei leggere la chat tranquillamente e godermi i sani commenti che non cercano di spiegarmi delle cose.
Buonasera Ornette, sei venuta a chiedere cosa ne penso, immagino. La fenu venido. Fantasma, vedo che hai affrontato il luogo che ti ha generato e ora ti avvolge la sua sostanza d'ombra. Anche se la nostra forza ha origini simili, quella parte di te, quell'essenziale vuoto interiore, non mi appartiene. È curioso che una tale oscurità mi dia speranza. In essa vedo la possibilità del cambiamento. Una strada difficile si apre dinanzi a te. E al suo termine una scelta, prolungare la stasi di questo mondo o affrontare il cuore della sua infezione. Hakana Sagamos. Ti chiederei di prendere la strada più difficile, ma qualunque fine ci attenda, tu adora essere la scelta. Grazie Hakana Sagamos. Ornette per il supporto. Sì, forse suggerisce un finale malleabile, non direi finali multipli, ma almeno una scelta, quindi tipo due finali, due possibilità. Ora che abbiamo scovato questa cosa, però bisogna capire cosa, cioè quali, dove stavano i passaggi per sfruttare il potere, perché io ricordo di averne visti diversi, ma dove erano? Sicuramente ce n'era uno al Canyon Nebbioso, ma quel passaggio, francamente, si oltrepassava dalla parte opposta, no? Non so se è importante. Potremmo andarci comunque. Qua sotto credo ce ne sia uno. Quindi io prima di tutto prenderei il tram. Quindi devo andare di qua. Allora, il tram è qui. No. Il tram. Madonna, cioè, tutti i posti che ci sono dovevo per forza cadere qui. Eccolo. Come mappa aggiornata. Ah, ok. L'abisso quindi è parte dell'antico bacino come mappa. Nice. Comunque, per fare una conclusione, i gemelli, questi spiriti. Quando muoio libero uno di questi gemelli, cioè libero uno di questi spiriti. Quindi, che cosa vuol dire? Che noi siamo un carapace vuoto? Che quella è la nostra vera essenza? È un po' ancora criptica la faccenda comunque. Volevo provare lo scatto, non è così che si usa perché.
Ho già superato la zona che mi interessava in realtà. Era in questo marasma di bestiacce. C'è una strada che va giù. Ok. E qui sotto invece cos'era? Qua c'è un passaggio segreto che sarà l'uscita. Vabbè, io in realtà posso bypassarli con gli scatti, vero? Sì, devo anche capire bene come usarlo e fare i conti comunque col controller che sta rompendo le palle parecchio oggi. È proprio una mini sezione parkour fatta per provare lo scatto, mi piace. Ombra tagliente. C'è anche l'amuleto che lo migliora. Contiene un incantesimo proibito che trasforma le ombre in armi letali. Utilizzando lo scatto ombra, il corpo di chi lo indossa si affilerà danneggiando i nemici. Porca puttana. Aggiungerei. Facciamo un esperimento. Io metto il controller qua. Alzo le mani. Si è calmato. Vado a destra. Sei fermo? Sei tranquillo? Perché succede quando vado a destra, quando lo tocco per andare a destra, allora parte. Aspetta, voglio farvi vedere questa cosa perché è clamorosa. Guardate, io sto andando solo in una direzione. Vedete? Vedi che torna indietro. Che fastidio è? Cioè, immaginate io come sto giocando sto gioco. È peggiorato un sacco comunque, devo assolutamente fare qualcosa. Però il problema è che mi ricordo solo nel momento in cui ho la live e dico, cazzo è vero che c'è quel problema lì. Mi fai andare sugli amuleti, controller? No. Posso andare sugli amuleti? Stai fermo! Allora. Io però non so cosa togliere di questi, perché il messo da culo mi piaceva concettualmente. Potrei tenerlo per le boss fight. Nelle boss fight tolgo la bussola e il canto larvale e metto quello magari. Allora, come concludiamo il nostro episodio? Ci sono nella mappa, a parte questa zona ancora da vedere e altre, ma ci sono sicuramente delle aree che ora posso sbloccare. Quella del canyon nebbioso, ad esempio. Villaggio delle Mantidi ha due strade che non ho ancora visto.
Mentre per quanto riguarda lo stemma simbolo del re, cos'era stemma simbolo, non mi ricordo. Marchio del re. Questo cos'è? Ah, lacrima di Isma. Per il marchio del re penso sia lecito dire che abbiamo fatto, cioè sbloccava quella porta. Quella porta era unica, non l'ho mai vista un'altra porta del genere. Quindi possiamo andare alla stazione della regina, dare un'occhiata a un paio di robe. E poi io però non mi ricordo dove erano tutti quei passaggi lì, purtroppo. Boh, cioè vai a capire. Nelle frontiere del reame forse ce n'era uno? C'è una zona che non ho ancora esplorato. Allora, vai, stazione della regina. Facciamo un po' sto giro. Quindi, non devo andare di qua, ma devo scendere giù. Il passo del re, sì, anch'io prima l'ho notato che potrebbe essere interessante. Questa porta però, dai, cioè, mi stai dicendo che non fa niente, è possibile. Già che siamo qui, per quanto 200 siano pochi, io per ora li metto in banca. Stiamo facendo un bel gruzzoletto qui in banca. Devo Gio Kalala. anche passare dai vermiciattoli. I giardini, no, non li cominciamo oggi. Non avrebbe senso. A parte che avevamo già guardato un pezzo, però. Non potrei esplorare più di tanto. Allora, da questa parte, se noi andiamo su. Credo sia questo. E questo mi ha ossessionato per un po' di tempo, però. Cioè, in realtà, fine, nel senso. Noi siamo stati comunque di qua passando dalla parte opposta. Ok, vabbè, ci siamo tolti un dubbio. Invece questi simboli che ho lasciato, che cazzarola sono? Aspetta, questo qui lo devo togliere intanto. Questo è giusto. Qua? Qui ci sono stato.
Qui non mi ricordo. Non mi ricordo cos'è. C'è un altro passaggio, sì, c'è un altro passaggio, non mi ricordo dov'è, dovrò cercarmelo. Qua lo scatto ha un po' filato, diciamoci la verità. Con le meduse non si fotte. Passarci di qui. E sinceramente non so perché l'ho segnato. Mi ricordo. E poi proprio questo pezzo. No, forse qui di fianco. E invece no. Non lo so, questo lo dobbiamo togliere, non serve più niente. Ah, forse era il ragno sopra? Avevo sbagliato. Questo, aspetta, questo è il passaggio che va giù, che sappiamo che abbiamo usato per trovare il luogo. Quindi fin qua ci siamo. Boh, vabbè, niente. Ora che sono incastrato qui, il villaggio delle mantidi. Potremmo provare a farci una mega discesona e andare a vedere quei due luoghi rimasti inesplorati per qualche ragione che non so. Tra l'altro anche le maledette piantine lì che si trovano in giro, quelle mi servono, però chi si ricorda dove stanno? Giuseppolo, bentornato. Salve. Cazzo eri esattamente? Perché? Cosa mi rappresenta la presenza di questo essere? Vabbè. Allora.
giusto, devo andare di qui. Giù. E ora devo andare a destra. Quindi sì, concludiamo con un po' di backtracking alla fine questa live. E qua ci avviciniamo alla zona mantide, giusto? Era questo il passaggio, forse, che mi mancava? Ah, sì, mi serviva il doppio salto per salire. Nucleo fungino. Ok, quest'area infatti non l'avevo mai vista. L'uovo rancido che non mi ricordo tuttora che cazzo serviva, comunque. Mi spiace, zio, ma sono arrivato tardi, mi sa che sono troppo potente. Questo era l'arrivo, giusto? Sì. Allora, quindi, di qua. Shortcut. Prima di scendere. Vediamo di qua, che ho lasciato le monetine. No, ma è gigante sta roba. Io pensavo fosse tipo magari una stanzina con un oggetto. No, ci sono sti cose qui. Aspetta però. E mo sono cazzi vostri. Io sono il re di Nido Sacro, non posso avere paura dei funghetti, no? Quindi mi manca la parte lì che va giù. E a questo punto, questo buco che c'è, potrebbe essere tutta un'area intera che poi si ricollega al passaggio di sotto, che mi interessava. Essendo che comunque siamo nelle caverne fungine, potrebbe esserci molto più di quello che sembra, sì. Ma probabilmente devo venire qui prima. Thank you.
passaggio segreto non necessario. Perché poverini, cioè loro potevano essere tipo pericolosissimi invece. Quasi bullismo questa esplorazione. Okay. Però in tutto ciò bellissimo, però non c'è ancora il premio. Mi aspetto un premio importante per quest'area, molto grande. Deve avere qualcosa di davvero interessante. Cioè, diciamo che dopo quello che abbiamo ottenuto oggi non credo ci sia niente di più interessante di così. Ehi, e tu? Cosa devo fare? Niente. Pallido uroverme. A che serve prevedere un declino inevitabile? Pallido uroverme. A che serve prevedere un declino inevitabile? Uroverme. Cos'erano gli urovermi? Non sono questi. Lui si chiama Tic Tic. Non c'è. Non ho. Non so chi siano gli urovermi. Aspetta, senti, a sto punto. Attacco setta? Attacco ciclone? Attacco potente? Concentrazione, tenebra discendente. Spirito vendicativo. Boh, non lo so, in questo momento non lo so. Quindi gli mettiamo un punto di interesse, va. E qua si scende. Quindi tutta quest'area serve per trovare lui che ti dice devo rivedere. Poi per tornare è un casino. Pallido uroverme, a che serve prevedere un declino inevitabile? Io non capisco cosa si possa riferire.
Non lo so, se potessi mettere un amuleto proverei a concentrare e a far uscire le spore, magari gli interessa, non lo so. Detto questo non ho... al momento non ho altre idee. Ma non ho capito se... Ah, ma c'è il premio! Ma vaffanculo, dai! Pensavo che si cadesse subito. Punticino in più! Si gode! E sono dove penso io? Esatto. Ottimo. Direi che abbiamo fatto un'ottima esplorazione. Ora c'è solamente un problema. Io come esco da qui? Perché ci siamo incassati in una di quelle zone senza fine. Vabbè, niente, qua c'è il tram. Ok, sì, devo raggiungere la panchina. Che sono? Mezzanotte, direi che è ora di chiudere. Vabbè, dai, del backtracking interessante. No, devo davvero attraversare sta roba. Sapete che qui forse c'era una maschera che non ho mai trovato? O chissà se era quella che ho appena preso. Non lo so. Vabbè, ragazzi, comunque oggi, cioè, sono più che soddisfatto. Siamo diventati re di Nido Sacro. Ho sbloccato il potere che, vabbè, è palesemente l'ultimo ostacolo. Ah, boh. Che è l'ultimo ostacolo... Ma vaffanculo! Dicevo, è l'ultimo ostacolo... per poter visitare tutte le zone. Non c'è più qualcosa che mi blocchi, mi sembra di capire. Se trovo un'area posso oltrepassare tutto. Abbiamo fatto una boss fight. Io devo capire dove minchia andare in tutto ciò. Abbiamo fatto una bella boss fight, abbiamo fatto un po' di backtracking, abbiamo potenziato un attacco che adesso è una madonna, è fortissimo. Lo scattino è utile in combattimento. Maschera per avere più vita. Davvero tanta roba. Però devo anche capire come andarmene da qui adesso, perché mi sono incassato in un postaccio. Finalmente. Quindi, recap finale, io direi che la prossima volta possiamo dedicarci alla fine dell'esplorazione delle frontiere del Reame. Lì c'è il Colosseo dei Folli, che non promette molto bene come nome. A Sentieri Dimenticati c'è un altro punto che non ho visitato, qua.
Devo andare a Passo del Re. Vero. Mettiamolo qui. E poi dobbiamo recuperare un po' di boss fight in giro, considerando che comunque qui c'è ancora il tempio che abbiamo sbloccato, non ci sono più stato. Va bene, con questa direi che concludiamo. È stato un altro episodio molto figo, sono contento. E ci vediamo domani alle 20:30 con la prossima live. Buonanotte a tutti. A domani.